Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo webinar di Open Cultura. Questo webinar l'abbiamo chiamato Viaggio nel mondo del diritto e dell'arte, dalla due diligence nella fase di acquisto alla tutela dei beni culturali in Italia. Io sono Giorgia Colombo, la responsabile della sezione, e oggi ho il piacere di parlarvi di questo argomento che per me è molto sentito, perché è un argomento a cui ci stiamo dedicando molto in ambito anche lavorativo, e ho il piacere di trattare questo tema con la mia collega di studio Martina Ferrin. Lei è, oltre ad essere avvocato come me, è anche appassionata e interessata ovviamente alle opere d'arte in generale e al mondo dei beni culturali, e è anche diciamo, organizzatrice di eventi, perché ha cofondato una società Out of Dine che si occupa proprio di organizzare eventi. Adesso lascerei un attimo la parola a lei, così la conoscete direttamente. Sì, grazie Giorgio per l'introduzione, buongiorno a tutti. Sì, confermo, collaboro con Giorgia e sono avvocato, diciamo, specializzata in settore civile e societario, ma mi sono occupata anche in passato di casi legati al diritto dell'arte, che è un settore che mi appassiona da un punto di vista giuridico, ma anche contenutistico, perché appunto nel tempo libero mi capita spesso di organizzare eventi legati al mondo dell'arte, supporto giovani galleristi, giovani artisti e il tutto al fine anche di incentivare, insomma, l'acquisto e la collezione per supportare gli artisti, insomma, nostri contemporanei. Ecco, questa è un po' la mia introduzione in sintesi. Ripasso la parola a Giorgia, grazie. Grazie. E poi quello che a me piace della combinazione, diciamo, tra un interesse personale, che è appunto quello dell'arte, e le competenze professionali, che sono quelle giuridiche che ci appartengono nella vita quotidiana, è il fatto di affacciarsi a questo mondo con uno sguardo un po' più critico, e oggi, secondo me, è necessario in un mondo che ha necessità di essere tutelato, e quindi gli artisti, i protagonisti hanno sempre più necessità, ma in generale tutti gli operatori e gli addetti ai lavori hanno sempre più necessità di tutelarsi, perché è un mondo molto affascinante, ma anche pericoloso. Allora, l'arte non è un oggetto, un prodotto. È una combinazione di materia e di pensiero, di tecniche e di estro, è un'alta manifestazione di libertà. Questa è una frase che abbiamo trovato, che a me piace molto per descrivere quello che è l'opera d'arte. L'opera d'arte, per definizione, noi lo associamo al concetto di libertà massima. Quando una mano compone, dipinge un quadro, quando si compone una sinfonia, quando una fotografia cristallizza un particolare evento, anche drammatico, o un bel paesaggio, noi assistiamo a un atto unico e irripetibile di estrema creatività e libertà. Tutto questo può sembrare quasi in contraddizione rispetto al mondo del diritto, e che è un mondo fatto di regole, di regolamentazione, come se il concetto di libertà fosse in contraddizione con il mondo del diritto, il mondo giuridico e in generale il mondo del diritto dell'arte e dei beni culturali. In realtà non è così. Noi ci chiediamo che cosa sia oggi il diritto dell'arte e dei beni culturali. Perché non è così? Perché noi non siamo abituati, quando ci poniamo di fronte a un'opera che, come ho detto, rappresenta la massima espressione di libertà, noi non siamo abituati a pensare in termini giuridici, e quindi a utilizzare e tratteggiare un quadro molto particolare, che non è quello che è l'opera d'arte come la intendiamo noi, ma il quadro normativo. In realtà, anche se la nostra mente non è portata in un primo momento a ragionare in termini giuridici, noi dobbiamo sapere che ogni situazione, ogni rapporto che si viene a creare, anche quindi nel mondo dell'arte, è in ogni caso disciplinato da un sistema di regole che comunque interviene, perché ogni sistema giuridico, e qui entra il tema, entra anche nel discorso il tema della territorialità del diritto. Ogni sistema giuridico, ogni paese ha delle sue regole, e che vengono a intervenire, che intervengono nel rapporto, ma intervengono
vengono a livello generale, perché non esiste un diritto dell'arte mirato per quanto riguarda l'oggetto opera d'arte, esiste il diritto dei contratti, esiste un sistema di regole generali che poi si adatta anche al caso specifico, ma si adatta in termini assolutamente generali. Se invece noi riusciamo a porci con uno sguardo critico, e quindi quando noi quando si verifica, quindi nel momento in cui si verifica una situazione di fatto, noi cerchiamo di disciplinarla e quindi con delle regole proprie, specifiche per quel contesto, per quel momento, noi siamo in grado di adattare veramente al caso specifico quelle che sono le nostre esigenze. Quindi il fatto di regolamentare noi stessi una situazione con un contratto, per esempio, ci aiuta poi a evitare e prevenire dei problemi, perché se noi non lo definiamo, non formalizziamo il rapporto, comunque entra il diritto nel nostro rapporto, ma entra il diritto, il quadro normativo di carattere più generale. Ovviamente, quando noi dobbiamo tratteggiare un quadro normativo, dobbiamo anche porci una domanda: se il quadro normativo riguarda l'arte, dobbiamo porci la domanda di che cos'è l'arte oggi. E è molto difficile ovviamente rispondere a questa domanda. Non possiamo dare una definizione di arte, però possiamo dire che l'arte rientra nel sistema dell'arte di oggi. Quindi tutto ciò che riguarda l'arte è tutto ciò che si inserisce nel contesto in cui noi andiamo a muoverci in questo momento. Ovviamente il quadro normativo di riferimento generale è molto molto variegato e lo possiamo dividere in diverse macro aree. La prima è sicuramente quella del diritto dei beni culturali. Poi abbiamo la legge sul diritto di autore, abbiamo anche la parte del diritto penale e ovviamente la parte di diritto civile dei contratti, come accennavo prima. Quando noi parliamo di area del diritto dei beni culturali, noi possiamo immaginare una macro area molto ampia che risale, diciamo che è stata introdotta già all'inizio del 1900. La primissima legge in questa materia risale al 1902 e si è cercato in quell'occasione di tratteggiare un catalogo di quelli che sono i beni culturali più rilevanti nel nostro paese, ma proprio con lo scopo di tutelare il patrimonio nazionale. È seguita poi una seconda legge, sempre molto risalente, del 1909, in cui si è per la prima volta inserito, diciamo, il concetto di dichiarazione di interesse culturale, che poi ovviamente è stata rivista, definita e meglio specificata successivamente. E poi abbiamo una legge molto importante, la legge Bottai del 1939. Questa legge diciamo, ha dato delle definizioni e ha introdotto dei concetti che poi sono stati ripresi, uno fra tutti il concetto dei beni paesaggistici, che da lì, diciamo, è stato tutelato con un'identità a sé, come se fosse come pari agli altri beni culturali. Ovviamente abbiamo sempre delle leggi molto, molto mirate, non di carattere generale. Poi l'eredità di queste leggi è stata raccolta in un testo unico nel 1999, fino ad arrivare a quello che oggi noi chiamiamo Codice dei beni culturali del paesaggio, che è un decreto legislativo del 2004 voluto dal ministro Urbani. E diciamo che con questo codice noi siamo riusciti oggi ad avere una disciplina, diciamo, più unitaria di questa materia, anche se in realtà non è così unitario questo quadro normativo. Ci sono tantissimi decreti correttivi e integrativi e poi permangono delle leggi di settore, ad esempio quella sul museo, quella relativa ai musei, che contiene molte misure per il funzionamento, anche per quanto riguarda le biblioteche statali e gli archivi di Stato. Questa legge è stata parzialmente abrogata in molti suoi articoli, ma non del tutto. E poi abbiamo altre leggi che ovviamente intervengono e subentrano in modo rilevante quando si parla, ad esempio, di appalti pubblici sui beni culturali. E poi c'è tutta la normativa fiscale. Quindi diciamo che si sta cercando il più possibile di dare unitarietà al sistema, ma è una materia molto frammentata nella sua, proprio, a livello proprio normativo e quindi molto difficile poi da applicare ai casi concreti. E vive anche,
rimane, diciamo, ancorata a quello che era inizialmente un po' l'esigenza, e quindi quella di preservare, tutelare nel miglior modo possibile, nel modo più ampio possibile, quelli che sono i nostri beni culturali. Quindi ci sono molte norme, come la prelazione in favore dello Stato, il divieto di esportazione quasi generalizzato, delle norme che limitano molto quello che è il diritto anche di proprietà su questi beni, a tutela proprio di un patrimonio. È chiaro che stiamo assistendo a un'evoluzione di queste normative anche per consentire che ci sia un adattamento sempre più mirato rispetto a quello che è il contesto attuale in cui si vive. Considerate che questa forse di tutte le materie che trattiamo è la materia in cui l'evoluzione a cui assistiamo nella realtà quotidiana e quindi proprio osservando da osservatore il mondo dell'arte, notiamo un'evoluzione rapidissima e quindi il diritto è sempre in affanno a rincorrere quello che è il sistema dell'arte e cerca ovviamente di intervenire di fronte alle soluzioni che si creano, che si verificano, ma sempre in ritardo, perché è molto diversa la velocità, diciamo, dei due sistemi, del sistema dell'arte e di quello giuridico. Grazie Giorgia, e adesso passiamo a parlare invece di quello che è il diritto d'autore, che è un po' diciamo quella parte di diritto che interessa maggiormente gli artisti, perché riguarda in primis diciamo, la tutela morale ed economica di quella che è la loro opera, insomma, di ingegno. Quindi innanzitutto il diritto d'autore è un istituto giuridico disciplinato da una legge specifica, che è la legge denominata volgarmente sul diritto d'autore, che è una legge però del 1941, la numero 633. Quindi anche qui siamo sempre di fronte un po' a testi normativi che, seppur modificati negli anni, sono abbastanza risalenti. È intervenuto a definire anche cos'è la tutela dell'opera di ingegno anche il codice civile. Quindi come fonti normative nazionali abbiamo per il diritto d'autore una legge specifica, che è appunto la legge sul diritto d'autore, e il codice civile, che nell'articolo 2575 ci dà una definizione, ovvero formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Quindi questo è importante per partire da quella che è un po' una definizione di opera ingegno e di quali sono le opere che beneficiano della tutela giuridica. Per quanto riguarda invece la tipologia dei diritti legati al diritto d'autore, possiamo distinguere in due tipologie di diritti, che sono i diritti morali e invece i diritti di utilizzazione economica dell'opera. I primi diritti hanno diciamo, un'efficacia molto rafforzata perché sono inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili e indipendenti dai diritti patrimoniali. E essi, diciamo, riguardano la sfera dei diritti della personalità. Quindi facciamo appunto riferimento a quei diritti che possono essere soltanto dall'autore o casomai dai suoi eredi in caso appunto di morte dell'autore. I secondi diritti invece citati, che sono quelli economici, hanno invece una valenza, una durata diversa, perché sono innanzitutto rinunciabili e cedibili a terzi e si estinguono a 70 anni dalla morte dell'autore. Facciamo degli esempi: sono il diritto di riproduzione dell'opera, il diritto di trascrizione dell'opera, il diritto di esecuzione, dei diritti che sono per lo più esplicabili in qualcosa di esterno, di estraneo rispetto alla persona dell'autore. Come detto, a livello di fonti normative in Italia abbiamo due principali fonti e poi vi sono una serie di convenzioni internazionali numerose, come per esempio la Dichiarazione dei diritti dell'uomo universale, la Convenzione di Berna, però se volessimo concentrarci diciamo sul panorama italiano ci si deve rifare a due fonti normative, la legge specifica e il codice civile. Un altro settore che si è occupato in larga parte del diritto dell'arte e dei beni culturali è la normativa penale. Anche in questo caso, come già anticipava prima Giorgia, spesso purtroppo il diritto arriva in un secondo momento rispetto alle problematiche che si creano nel concreto,
E anche in questo caso abbiamo delle leggi abbastanza risalenti. Innanzitutto, la normativa penale in via generale è in larga parte contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopodiché, abbiamo la legge Bottai del 39, che appunto interviene in realtà in ritardo rispetto al sistema arte, perché già nel 39 si erano verificati dei casi di falsi d'arte che non avevano potuto appunto essere tutelati dal sistema giuridico perché non avevano una autonoma figura di reato che interviene soltanto nel 39 e in precedenza l'escamotage a cui si ricorreva era ricorrere a un'altra figura che era il falso in una scrittura privata. Un'altra fonte di appunto diritto d'arte in settore penale è la legge Pieraccini del 71 che tutela la contraffazione e l'alterazione delle opere d'arte. Anche in questo caso, però, la legge arriva in ritardo rispetto a quelli che sono i tempi reali, insomma, del diritto. Questa legge si limita a tutelare le opere di pittura, scultura e grafica in un'epoca di forte sperimentazione in un sistema come quello penale, in cui non è ammessa l'estensione in via analogica, escludendo automaticamente il concettuale e le performance, che già comunque in quegli anni incominciavano a farsi strada nel panorama appunto artistico. Quindi, appunto, come detto, il panorama è particolarmente frastagliato, ma non ci si deve far spaventare, insomma, da questi tecnicismi, perché in realtà, se supportati da consulenti, esperti preparati, ci si riesce a far strada in questo sistema molto affascinante, ma anche molto complesso. Non dimentichiamoci poi da ultimo anche il codice civile. Come anticipato, il codice civile è sia importante perché ci definisce un po' quella che è la tutela dell'opera di genio, ma soprattutto per i rimedi contrattuali. Come anticipato da Giorgia, la strada più sicura per un acquirente è andare a stipulare un contratto con il gallerista, la fiera, il venditore del caso. Ecco, tutta la disciplina per la stesura del contratto, quelli che sono i rimedi in caso di inadempimento, è contenuta nel codice civile. Quindi anche il codice civile è una fonte normativa molto importante per il diritto dell'arte. Grazie Martina. Sì, quindi come abbiamo evidenziato, le fonti normative che poi intervengono in questo, quando si ha a che fare con le opere d'arte e i beni culturali sono davvero tante e ovviamente operano a più livelli, sia a livello nazionale, quindi come abbiamo detto prima, il diritto più territoriale, ogni paese ha le sue regole, ma poi assistiamo in questo settore a una crescita sempre più importante di norme transnazionali. Cioè ci accorgiamo che c'è in atto un sistema di cooperazione e collaborazione a livello internazionale proprio per tutelare il patrimonio culturale. E dopo questa prima introduzione sulle fonti di diritto, mi piace fare un piccolo parallelismo tra quello che è l'arte e il diritto, sempre per sottolineare l'importanza di una formalizzazione per prevenire ed evitare problemi in un sistema che magari per definizione non associereste e non associeremmo al mondo del diritto. Primo fra tutti, che poi è il concetto da cui siamo partiti, è l'espressione di libertà. Dall'arte rupestre, comunque dall'arte, dalle prime forme del manifestarsi dell'arte ad oggi, assistiamo a un'esigenza di libertà. Gli artisti cercano proprio di esprimere quello che è il sentore, il loro modo di vivere e il loro modo di sentire attraverso queste espressioni di libertà. Ma in realtà anche il diritto non è così lontano dal concetto di libertà, perché da quando sono nate le prime città, le prime comunità e sono nati quindi i primi sistemi, che se così possiamo chiamarli giuridici, le esigenze che hanno portato alla regolamentazione sono proprio legate alla necessità di darsi delle libertà e quindi di garantire delle libertà attraverso ovviamente delle forme giuridiche, delle regole di comportamento da rispettare e adottare in tutto il sistema. Dalla libertà di riunirsi in una comunità, di rappresentare e farsi rappresentare, di avere una famiglia, tutto nasce da questa esigenza e si traduce in delle regole, che quindi non collidono con questo concetto e la libertà dell'arte, del suo manifestarsi, della sua fruizione e del suo insegnamento, oggi ovviamente tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.
Identità e contesto, sia l'arte che il diritto vivono nel mondo in cui, nel mondo contemporaneo. Tutta l'arte è contemporanea, tutto il diritto è contemporaneo. Se a tutti ovviamente piace osservare le opere classiche, però c'è interesse anche per quello che è il sentore di oggi, quindi quello che oggi gli artisti esprimono vivendo nella civiltà attuale. E così il diritto, di fronte a un'esigenza, a un problema, il diritto deve trovare delle risposte immediate, come purtroppo spesso capita in questo sistema, in questo settore ancora di più, non sempre il diritto riesce a dare delle risposte immediate, però l'evoluzione a cui stiamo assistendo rende sia l'arte che il diritto molto molto viventi, proprio perché devono fare i conti, tra l'altro, con una società che è soprattutto negli ultimi anni in un'evoluzione costante e molto molto rapida. Tutto quello che è successo, anche banalmente pensando al Covid, ad oggi ha proprio costretto gli operatori del settore a adeguarsi in modo immediato a quella che è l'evoluzione del tempo. E questo non ovviamente solo in Italia, ma in ogni parte del mondo, anche perché il mondo è sempre più globalizzato, quindi tutto quello che i grandi eventi, diciamo, che colpiscono alcuni paesi poi si traducono e si trasmettono molto rapidamente anche negli altri paesi. E mi piace citare anche l'incidenza nell'economia e nello sviluppo che hanno l'arte e il diritto, e che nell'ultimo meeting G20 sulla cultura del 2021, che si è tra l'altro tenuto a Roma, ha proprio avuto un risalto particolare. I 32 punti della dichiarazione, frutto di dialogo e di lavoro molto costante, hanno proprio portato a evidenziare il ruolo della cultura nell'evoluzione di un paese, nello sviluppo proprio di un paese, e ha introdotto, diciamo, un concetto di cultura mondiale, non più solo territoriale. Non parliamo più di una localizzazione e territorialità di quello che sono magari i patrimoni dei singoli paesi, e l'Italia ovviamente vanta un patrimonio che è invidiabile ovviamente in tutto il mondo, però si sta cercando sempre di più di rendere il concetto di cultura universale, anche perché a fronte di tutti gli ultimi episodi degli ultimi anni di terrorismo e di distruzione di quello che è il patrimonio di tutti, si è sentita proprio l'esigenza di intervenire, e a livello proprio internazionale assistiamo a una cooperazione molto forte, banche dati che vengono messe a disposizione e vengono utilizzate in collegamento, diciamo, da tutti i paesi proprio per intervenire e per collaborare il più possibile per prevenire e tutelare quello che è il nostro patrimonio. E poi un altro elemento che caratterizza e unisce il diritto e l'arte è sicuramente la sete di autenticità e trasparenza, da cui noi partiamo se possiamo, per responsabilizzare un po', in un momento in cui c'è sempre più l'esigenza. Abbiamo assistito e stiamo assistendo a dei casi che hanno colpito anche le nostre istituzioni, dei casi emblematici e molto che meritano dal nostro punto di vista un'analisi, sia per tutte le ripercussioni che hanno, sia perché ci dobbiamo interrogare sul perché succedono certi episodi e come si deve fare per intervenire, per prevenire per il futuro. Pensiamo a degli episodi che hanno stravolto il sistema dell'arte e quindi hanno costretto poi anche il sistema giuridico ad adeguarsi e intervenire. 11 marzo 2021 si è tenuta un'asta, tra l'altro Christie's, quindi una delle case d'aste più tradizionali da questo punto di vista, ha visto l'aggiudicazione di un'opera d'arte digitale, un NFT. Adesso non voglio anticipare troppo perché poi approfondiremo questo aspetto successivamente, però un'opera d'arte digitale che diciamo, fino a quel momento, per quanto fosse una soluzione adottata, ma non era molto diffusa, un'opera d'arte digitale che era stata messa all'asta partendo da una base modesta di 100 dollari, un'opera d'arte digitale di Beeple ha fatto, tra virgolette, esplodere il sistema, e siamo arrivati a un'aggiudicazione di quasi 70 milioni di dollari. Un'opera d'arte digitale, un NFT, quindi non un quadro o comunque un'opera fisicamente godibile, ma un file, un'opera digitale. E questo ovviamente ha fatto molto riflettere e discutere, tant'è che da quel momento questo tipo di arte ha invaso anche i nostri musei, le istituzioni si sono mosse proprio
perché c'è stata un'attenzione a questo fenomeno che però come vedremo anche dopo, non è stato gestito in modo consapevole, probabilmente comunque in modo diciamo collegato a quello che era il sistema attuale. Forse il sistema non era pronto per accogliere questa evoluzione anche tecnologica che è stata così repentina e ha scosso il sistema in un momento in cui però il sistema secondo noi non era ancora pronto. Ma di certo non smetteremo di sentire parlare di queste opere d'arte, anche se c'è stato un calo nell'ultimo periodo. E poi partiamo invece con altri temi che purtroppo hanno scosso l'opinione pubblica sui falsi d'autore. 1984, partiamo da Modigliani, perché Modigliani è un artista purtroppo molto pericoloso da questo punto di vista. Quando è morto ha lasciato pochissimi, non ha praticamente lasciato beni, non ha lasciato disposizioni testamentarie e ci sono tantissime opere false di Modigliani, quindi è molto difficile riuscire a capire quali sono quelle autentiche rispetto a quelle false. Nel 1984 a Livorno viene organizzata nel Museo Civico una mostra. La mostra non ha molto successo e in quel periodo però si parlava molto di una leggenda legata a Modigliani, quella delle teste di Modigliani. Pare che quando l'artista fosse ancora molto molto giovane era tornato nella sua città natale e aveva realizzato delle teste, delle sculture. Pare che non fossero molto piaciute, quindi gli avessero quasi consigliato di eliminarle e quindi lui aveva dichiarato che le avrebbe buttate nel fosso. Da lì questa leggenda delle teste, delle sculture di Modigliani in un fosso. E in occasione di una mostra, della mostra che effettivamente non stava avendo moltissimo successo, sono state ritrovate delle teste proprio nel canale. E ovviamente l'attenzione da parte anche della direttrice del museo è stata subito focalizzata su questo ritrovamento, sono state esposte, sono state molto pubblicizzate, proprio perché si trattava di un evento più che eccezionale, più che raro, e tutta l'attenzione dei media internazionali era focalizzata ovviamente sulle teste di Modigliani, fino a quando un critico esperto d'arte, molto molto studioso dell'artista, ha iniziato a segnalare come non fosse possibile, come non potesse essere possibile parlare di teste di Modigliani a fronte delle sculture che erano state ritrovate, ma anche la figlia dell'artista subito aveva, diciamo, negato questa possibile attribuzione, anche perché è vero che stiamo parlando di un artista le cui linee semplici sono note, ma è proprio nella semplicità che stava la grandezza dell'artista e subito lo storico critico aveva contestato che quelle riproduzioni, che quelle sculture potessero essere di una mano tanto pregiata quale quella di Modigliani. E in effetti poi si è parlato purtroppo di beffa perché sono stati anche dei ragazzi che hanno comunicato, diciamo, di aver volutamente creato queste sculture, soprattutto la seconda, invece la prima e la terza erano state poi di un'altra mano, attribuite a un'altra mano, ma avevano proprio dichiarato apertamente di essersi collegati alla leggenda per creare questa attenzione. Ma in realtà si trattava assolutamente di falsi. Ovviamente sono tutte notizie che scuotono l'opinione pubblica, perché parliamo di istituzioni ovviamente che collaborano con consulenti, con esperti e che purtroppo sono stati tratti in inganno da una situazione che era stata anche volutamente creata. Quindi tutto questo fa molto riflettere sull'attenzione e sul modo in cui dobbiamo porci quando si organizzano delle mostre, quando si acquistano delle opere d'arte, perché purtroppo, soprattutto per quanto riguarda le opere del passato, è molto difficile capire se sono da attribuire o meno agli artisti. Poi abbiamo un altro caso assolutamente emblematico che per 15 anni ha fatto discutere tutto il mondo. Partiamo dal 26 luglio 2004 e stiamo parlando del papiro di Artemidoro. Lascio la parola a Martina che ci Grazie. racconterà un po' tutta la vicenda. Sì, questo è un caso che già conoscevamo, ma che studiandolo mi ha molto appassionato perché in realtà ha coinvolto più piani a livello concettuale, perché è un caso che ha coinvolto innanzitutto la comunità scientifica di esperti di papiri che si sono dibattuti per anni
schierandosi da una parte o dall'altra, ovvero è autentico, ha coinvolto la comunità dei giornalisti, perché insomma è un argomento che ha avuto una risonanza internazionale che ha fatto sì che se ne occupassero anche varie testate, addirittura Report dedicassero una puntata a questo caso, ma soprattutto coinvolta la magistratura italiana, perché il papiro di Artemidoro è finito sotto indagine per il reato di truffa aggravata. Ma partiamo dagli inizi. Nel 2004 la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, che è una fondazione che insomma, si riferisce alla Banca Intesa San Paolo, acquista questo papiro lungo 2,5 metri per un valore insomma, di prezzo particolarmente significativo. Si parla infatti di 2.750.000 euro. Quindi siamo nel 2004 e chiaramente in fase precontrattuale la fondazione si era appunto contorniata di vari personaggi, professori, esperti che hanno consigliato e autenticato poi dopo di conseguenza il papiro. Cosa succede? Che da una parte vi erano tutto l'equipe di professionisti che aveva suggerito l'acquisto, tra i quali addirittura il ministro della cultura dell'epoca, che aveva addirittura consigliato appunto di procedere con l'acquisto, e dall'altra parte abbiamo invece il più grande esponente e contestatore dell'autenticità, che è il professore Luciano Canfora dell'Università di Bari, che dal 2013 in poi incomincia uno studio, un'indagine coinvolgendo anche altri personaggi per capire effettivamente l'autenticità di questo papiro, che aveva incominciato a destare vari dubbi e anche contestazioni, perché il papiro doveva essere destinato al Museo Egizio di Torino e la presidente dell'epoca si era di base rifiutata di appunto riceverlo perché vi erano dei dubbi sulla provenienza e autenticità. Partono le indagini della magistratura che finiscono nel 2018, dove appunto l'esito è un'archiviazione per prescrizione del reato di truffa aggravata, ma questo non esonera la magistratura dal definire che fossimo in presenza di una certezza di falso abbondantemente provata. Quindi diciamo che la magistratura si sbilancia e arriva a definire che in realtà siamo di fronte a quasi certamente un falso, in particolare un falso ottocentesco ad opera di un mercante d'arte residente in Germania, quando invece all'epoca dell'acquisto gli esperti avevano attestato che si trattasse di un papiro appartenente al primo secolo. Da lì chiaramente emergono dettagli anche preoccupanti di come era stata svolta la indagine scientifica dell'epoca, perché emergono dimenticanze o debolezze nell'indagine che a una persona appunto normale stupiscono, visto il valore dell'opera in sé. Addirittura nelle indagini appunto della magistratura emerge che uno degli esperti appartenenti all'equipe che ha considerato l'acquisto, ovvero il professor Gambari, aveva redatto una perizia senza aver mai visto il papiro personalmente. E questo è un dettaglio fondamentale che poi emergerà anche nella seconda parte del webinar, quanto sia importante condurre anche le indagini vedendo, diciamo, di persona l'opera o comunque affidandosi a fotografie con risoluzione particolarmente avanzata, perché sono questi, diciamo, i dettagli e dimenticarsi che poi rendono le perizie e le expertise deboli agli occhi di un appunto altro autore, altro esperto, agli occhi di un giudice, e quindi emergono dettagli insomma preoccupanti su come si era svolta l'indagine. Quindi il caso appunto si conclude con nulla di fatto a livello giuridico, perché appunto il reato si era prescritto, ma pone fine a un dibattito della comunità scientifica che era durato parecchi anni. E addirittura Report si era recato anche presso la casa di questo ufficio di questo mercante d'arte per intervistarlo. Chiaramente il mercante d'arte in questione si era rifiutato, ma quello che ne emerge alla fine di tutto è che quella che era stata la fase precontrattuale e di studio era stata svolta con parecchi errori e dimenticanze, e di qui l'importanza di svolgere una verifica, una cosiddetta due diligence, nella maniera più accurata e opportuna possibile.
Sì, questo caso è molto emblematico perché ha fatto proprio discutere tutti gli esperti, anche perché ancora oggi chi ha sostenuto e favorito, diciamo, l'acquisto rimane fermo sulla posizione ovviamente iniziale, quindi è effettivamente una guerra, tra virgolette, di opinioni, anche se, come hai ben evidenziato, ci sono dei passaggi che sono mancati in questo caso e che se rispettati dal nostro punto di vista avrebbero probabilmente evitato o l'acquisto, perché poi comunque è stato definito un acquisto incauto, o comunque queste discussioni che poi si sono aperte a livello internazionale e che poi purtroppo hanno portato a tenere diciamo nascosto questo papiro, perché poi di fatto non è mai stato esposto, quindi un capolavoro come questo, che sia del diretto dell'autore a cui si pensava o fosse attribuibile, o comunque di chi l'ha realizzato, comunque di fatto è rimasto non visibile da parte di tutti. Quindi questo ovviamente poi è un limite per tutta la comunità. Un altro caso che ha fatto molto discutere, e ritorniamo su Modigliani perché sicuramente negli ultimi anni è uno degli artisti assolutamente più importanti, anche il valore delle sue opere è assolutamente elevatissimo. Anche in questi giorni, proprio notizia forse di 4 giorni fa, non mi ricordo se in Cina o comunque in Asia, c'è stata un'asta in cui è stato battuto, aggiudicato un'opera di Modigliani a tipo 33 milioni ed è l'opera venduta al prezzo più alto nel mercato asiatico, stiamo sempre parlando di Modigliani. È un autore che in questo momento effettivamente ha tantissima risonanza a livello internazionale, ma purtroppo è molto difficile verificare l'autenticità delle opere di Modigliani, e purtroppo il nostro paese è stato interessato da un altro caso che ha fatto discutere la comunità internazionale in occasione della mostra organizzata nel 2017 a Palazzo Ducale a Genova, e si tratta comunque di un'istituzione, Palazzo Ducale di Genova, e quindi sulla serietà di quello che è stato condotto nessuno ovviamente ha dei dubbi. E quindi quello su cui ci interroghiamo è il sistema delle regole che vengono applicate e che portano purtroppo in troppi casi ad assistere a situazioni che andrebbero evitate. Palazzo Ducale Genova 2017, la mostra si svolge tra marzo e luglio, e tra il 13 e il 14 luglio del 2017 viene chiusa in anteprima, 3 giorni prima della chiusura. Turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo che avevano già prenotato i biglietti assistono a una chiusura e sequestro di 20 opere esposte durante lo svolgimento della mostra. Poi 3 giorni prima della chiusura, pochi giorni prima della chiusura, ma questo perché? Perché su segnalazione sempre del critico e storico dell'arte Carlo Pepi, e anche di altri ovviamente critici ed esperti, che aveva studiato semplicemente il catalogo della mostra, si apre un'indagine giudiziaria perché Carlo Pepi denuncia la falsità di quasi tutte le opere, o comunque di molte delle opere esposte. Carlo Pepi è uno dei massimi esperti in materia, ma anche il curatore della mostra, i collezionisti, i proprietari delle opere. Parliamo quasi tutte di opere private, perché uno dei limiti forse che portano poi a questi casi è il fatto che i prestiti internazionali tra musei e istituzioni, e normalmente le opere che sono nelle collezioni permanenti dei musei sono garantite da certificati, da documentazione, che è quello che poi adesso approfondiremo nella seconda parte del webinar. Diciamo che se si tratta quindi di opere esposte e presenti nelle collezioni permanenti, abbiamo, diciamo, delle sicurezze maggiori, ma gestire i prestiti tra musei, anche tra paesi diversi, è molto molto complicato. Le normative sono difficili da applicare, i costi e i tempi sono a volte proibitivi, e poi conta tantissimo anche l'autorevolezza delle istituzioni che ne fanno richieste, soprattutto per certi autori ci sono diciamo dei passaggi molto molto complicati, e quindi spesso si appoggia a collezionisti privati, quindi i prestiti avvengono in modo completamente diverso.
E spesso ciò che rileva è la dichiarazione di chi è proprietario delle opere e si va anche un po' sulla fiducia, perché il mondo dell'arte è un mondo dove si va molto per conoscenza, per fiducia, proprio in base a quello che sono le figure più rilevanti e più note nel sistema. Ovviamente anche in questo caso, dal curatore a tutti gli altri protagonisti di questo caso, che poi però sono stati coinvolti nell'indagine giudiziaria, diciamo che non si poteva in anteprima dubitare o avere dei dubbi su quello che poi è successo. Eppure, anche all'esito delle indagini è emerso che ci fossero dei quadri falsi, quindi molte delle opere che erano esposte in realtà non erano più, non erano attribuibili all'artista. E questo ovviamente è stata una delusione a livello generale, sia per ovviamente gli organizzatori, sia per tutti i visitatori della mostra che per mesi hanno pensato, diciamo, di poter godere di opere d'arte, di capolavori assoluti, e in realtà poi hanno scoperto che erano sì magari dei capolavori, ma non attribuibili a Modigliani. Ovviamente la Fondazione Palazzo Ducale si è costituito parte civile e ha chiesto il risarcimento dei danni, anche perché ha dovuto risarcire tutti i visitatori, più di 100.000 visitatori sono stati risarciti, perché ovviamente tutti i biglietti erano stati venduti, pagati, ma alla fine la mostra non si è rivelata essere quello che avrebbe dovuto essere. Questi sono casi recenti, molto recenti, è per questo che noi vogliamo porre l'attenzione su questo tema oggi, perché non stiamo parlando di situazioni che non possono più ricapitare. Purtroppo è un sistema dove ci si muove, ci si deve muovere dal nostro punto di vista con estrema attenzione e sempre di più, soprattutto alla luce di questi casi che continuano a far discutere. E questo ci porta anche a dire: ma quali sono allora le garanzie sull'autenticità delle opere esposte nei nostri musei? Ovviamente ci sono delle garanzie, però dobbiamo fare delle riflessioni affinché effettivamente si applichino queste garanzie il più possibile, perché c'è un modo ovviamente per tutelare tutti, ma non c'è ancora magari una prassi che viene adottata quotidianamente in questo senso. Che cosa ci insegna tutto questo? Ci insegna purtroppo che la diligenza qui non è mai, in questo settore non è mai abbastanza. Noi dobbiamo davvero tutelarci il più possibile e il nostro consiglio da avvocati ovviamente è tutelarci con una forma scritta, la forma scritta sia a livello contrattuale, quindi ogni prestito, ogni acquisto deve essere regolamentato all'interno di un documento scritto che è il contratto, si può fare anche se non è obbligatoria la forma scritta, ma non vuol dire che non sia possibile, anzi altamente consigliata, anche perché quando poi si arriva nella fase patologica di tutti quelli che sono i rapporti, quindi purtroppo le cause e i giudizi, tutto quello che conta sono le prove che uno può fornire e la forma scritta consente a tutti di offrire delle prove o comunque dei principi di prova che poi possono agevolare. E quindi si chiede, anche se nel nostro sistema non ci sono delle obbligazioni in questo senso dal punto di vista legale, però il consiglio è quello di utilizzare una diligenza sempre più elevata e in un sistema dove effettivamente si tende a trascurare, perché vigono delle regole non scritte che fanno prevalere la segretezza, la riservatezza, perché caratterizzano tutto questo mercato dell'arte, quindi la forma scritta, anche se sta entrando sempre di più in questo sistema, diciamo che non è la regola ad oggi utilizzata. E invece noi proponiamo, diciamo, una forma sempre una forma scritta sempre più presente attraverso quello che possiamo definire una due diligence, perché dal nostro punto di vista rappresenta la miglior strategia proprio per ridurre i rischi associati ad ogni acquisto. E che cos'è la due diligence? È un termine e un concetto che non è effettivamente associato al mondo dell'arte, come non è associato a tantissimi altri settori. È più un termine magari associato al mondo della finanza. È un concetto però generale, in realtà, trasversale, che si può
tradurre, adattare, utilizzare in tutti i settori. Di fatto si tratta di una forma di indagine che viene utilizzata in vari campi per valutare i potenziali rischi. Quindi si parla di un percorso, un processo di un percorso, un processo che ci consente di arrivare a capire se si tratta di un buon investimento oppure no, di un buon acquisto oppure no, ma attraverso una serie di passaggi, raccolta di documentazione, poi adesso vi spieghiamo quali documenti nel caso delle opere d'arte, però è un metodo di lavoro che ci porta a ragionare in modo molto mirato sulla base di documenti. Perché non si fa? Perché il mondo dell'arte e dei beni culturali è per definizione il settore dove gli acquisti, le scelte sono mosse dalla passione, ci si innamora delle opere, ci si innamora degli artisti, anche le mostre si organizzano in base a quelli che sono gli artisti del momento, quelli più che piacciono di più ai cittadini e che fanno magari anche più discutere a livello internazionale, perché ci sono state delle aste in cui magari hanno alcuni artisti arrivano a prezzi record e quindi ovviamente poi c'è la volontà di vedere dal vivo le loro opere e questo porta ovviamente a superare o quantomeno a trascurare tutta la parte della fase iniziale, quello che ne definiamo trattative precontrattuali, perché si sceglie in modo molto più impulsivo. Poi spesso molti acquisti si effettuano molto rapidamente, spesso ci si trova davanti a un'opera e sembra di perdere un'occasione se non si decide in tempi molto rapidi, quando in realtà si tratta sempre di scelte, di acquisti importanti, spesso anche dal punto di vista economico, ma la regola è ora o mai più, quindi siamo tutti portati ad agire frettolosamente. Poi spesso si ha fiducia anche in se stessi, ovviamente se si parla di collezionisti che comunque hanno una storia un'esperienza maturata nel settore, è chiaro che si tende anche a fare affidamento su quello che è la propria capacità di distinguere un'opera d'arte autentica rispetto a un'opera che poi non lo è. In un mondo che ha sempre funzionato con una stretta di mano, con diciamo, l'occhio critico del collezionista, la fiducia è sicuramente ancora oggi la regola che si applica. Si ha fiducia anche negli operatori del mercato, perché spesso noi ci affidiamo a dei consulenti e ci fidiamo di questi consulenti, senza magari però capire che nessuno è esperto di tutto, quindi in base anche al periodo ci sono gli esperti di riferimento ed è giusto sicuramente affidarsi a delle guide che si è imparato a conoscere, ma non si può neanche sottovalutare il fatto che a volte avere uno o due pareri in più può essere poi la soluzione. E poi anche la documentazione che viene trasmessa, come vedremo, sono tantissimi tipi di documenti che possono essere che possono accompagnare un'opera d'arte, ma non tutti hanno lo stesso valore e quindi non basta un qualsiasi documento, non basta avere fiducia in quello che viene trasmesso, bisogna verificare che cosa si ha a disposizione. Perché si dovrebbe fare? Perché se noi riuscissimo ad applicare questo metodo di processo decisionale ad ogni acquisto o comunque in caso di prestiti, noi ridurremmo molto tutti i rischi insiti nell'acquisto di opere problematiche e anche il rischio dei conflitti di interesse vedremmo ridotto, perché dobbiamo anche acquistare spesso consapevolezza del fatto che se il venditore dell'opera d'arte è anche colui il soggetto che deve fornire la documentazione relativa a quello opera, è normale che ci possa essere un conflitto di interessi dal punto di vista dal momento che lo stesso soggetto ha interesse a vendere l'opera e quindi ha interesse a convincere l'acquirente della completezza della documentazione che mette a disposizione, senza però magari indagare nello specifico che tipo di documenti vengono condivisi. E poi ovviamente una due diligence ci tutela anche a livello di valutazione del prezzo, cioè se pensiamo all'ultima mostra di Modigliani e al valore delle opere sequestrate,
È incredibile poi la sproporzione tra il valore effettivo delle opere che erano esposte e quello invece delle opere se fossero state autentiche. Quindi questa attività di due diligence ci consente anche di garantire anche il mantenimento, quindi del valore dell'opera che si va ad acquistare nel tempo, perché altrimenti rischiamo davvero di fare acquisti molto incauti e di avere anche delle perdite importanti dal punto di vista economico. E ovviamente una due diligence si può applicare anche nella vita di tutti i giorni. Quante volte noi troviamo delle o ereditiamo delle opere che non sappiamo che tipo di opere d'arte possano essere, e quindi ci si può attivare anche su opere che si rinvengono casualmente per capire di che valore stiamo parlando e quindi che tipo di ragionamento si può fare intorno a queste opere. E in ogni caso vale per tutti, quindi per l'acquirente, per gli eredi, dopo l'acquisto, una volta che si ha contezza di quello che è il valore e l'opera che si ha a disposizione, si possono fare dei ragionamenti. Quindi diciamo che non è mai troppa la tutela in questo campo, e una buona due diligence sicuramente può essere utile. Storico archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi. Quindi chi esercita l'attività come professionista o chi comunque vende le opere d'arte abitualmente, queste sono le categorie che vengono prese in considerazione dal legislatore, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente. E qui adesso vediamo quale documentazione. La documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime. Quindi, in prima battuta, il legislatore richiede l'obbligo di consegnare la documentazione sull'autenticità e la provenienza, però dice se non c'è la documentazione che attesta l'autenticità, è sufficiente la probabile attribuzione. E poi aggiunge: in mancanza, quindi se non c'è questa documentazione, se il venditore non ha questa documentazione a disposizione, deve comunque rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione che rechi tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. Quindi, in alternativa, è obbligatorio presentare una dichiarazione. E questo è anche il caso di Modigliani a Genova. I collezionisti non avevano la documentazione sull'autenticità delle opere, ma hanno rilasciato delle dichiarazioni, quindi autocertificazioni, con cui si dichiara che le opere sono autentiche. Quali sono, partiamo dai pregi di questa norma. Qual è la ratio? La ratio è quella sicuramente di responsabilizzare, e quindi si fa presente a tutti coloro che hanno a che fare con le opere d'arte che si deve pretendere una sorta della documentazione dai venditori, perché c'è un articolo del Codice dei Beni Culturali che questo prevede. I soggetti che sono obbligati per legge a fornire la documentazione non sono solo i professionisti, ma anche i venditori abituali, quindi abbiamo una estensione dei soggetti e in generale la tutela della buona fede dei terzi acquirenti, perché si cerca di indirizzare ovviamente negli acquisti.
Ovviamente non ci sono solo pro, ma ci sono anche dei limiti quando noi leggiamo il dettato normativo e forse l'ho già fatto un po' intendere da come ho letto l'articolo. Ah, intanto si applica solo ai venditori professionisti e abituali, quindi non in tutti i casi di vendita o comunque quando si ha un'opera d'arte. E poi soprattutto il grosso limite è che manca una sanzione nel caso di violazione dell'obbligo di informativa e anche andando a leggere tutte le sentenze, comunque le principali sentenze che abbiamo trovato su questi casi, quindi in materia, è quasi impossibile che poi il venditore subisca delle conseguenze anche in caso di vendita di opere d'arte false, se rilascia ovviamente, se non rilascia la documentazione, a meno che ci siano dei casi molto, molto gravi, però la mancanza assoluta di sanzione limita notevolmente la forza di questa norma. E poi il fatto che ci siano così tante alternative, cioè non solo il certificato di autenticità, e la provenienza, ma è sufficiente come alternativa al certificato di autenticità fornire la probabile attribuzione. Già per come è scritta la norma, probabile attribuzione non garantisce sulla effettiva attribuzione a quell'artista. E ancora di più quando si parla di semplice dichiarazione contenente le informazioni a disposizione del venditore, a meno che ci sia una colpa grave o dolo e quindi malafede, è chiaro che la dichiarazione si deve ritenere legittima, nel senso che si deve dare la presunzione è che la dichiarazione corrisponda alla realtà, il venditore mette a disposizione le informazioni che sa essere veritiere, altrimenti è chiaro che incorrerebbe in conseguenze poi pregiudizievoli. Questa norma ha dei limiti evidenti, ovviamente, per come è stata concepita. Detto questo, è comunque una norma che per la prima volta viene introdotta e che porta nella direzione in cui comunque il sistema poi sta ragionando, in cui si sta ragionando all'interno del sistema, perché la due diligence, di due diligence oggi si parla e si parlerà sempre di più. Due diligence intesa come raccolta di questa documentazione, il certificato di autenticità e la provenienza dell'opera. Partiamo dalla provenienza, che è un concetto spesso poco di cui si parla molto poco, cioè nel mondo dell'arte e dei beni culturali si parla sempre solo di certificato di autenticità, di cui poi ovviamente parleremo, ma partiamo dalla provenienza, che è l'altro documento, diciamo, che racchiude l'altra parte di documentazione della norma del codice dei beni culturali. Martina, lascio a te la parola. Sì, eccoci. Allora, come anticipato da Giorgia, se uno pensa a due diligence, deve avere chiaro due concetti cardine, che sono autenticità e provenienza. Provenienza la spiegherò con un esempio molto semplice. Quando una persona va ad acquistare un immobile, la prima cosa che fa è verificare che quell'immobile sia il proprietario e fa tutta una serie di ricerche, appunto, catastali che certifichino questa provenienza. Ecco, nel caso soprattutto di opere d'arte datate, e con l'artista non più vivente, questo passaggio è fondamentale perché, come vedremo subito dopo, anche io adesso, Giorgia, non sento te, però prima ti sentivo finché esponevi. Vorrei capire se dal webinar mi sentono o no.
Ah, perfetto, ok, scusate, mi dicono che mi sentite. Va bene, allora vado avanti, scusate l'interruzione, problemi tecnici ordinari. Quindi, condition report fondamentale da richiedere, soprattutto nel caso in cui l'opera non si possa visionare direttamente. Il classico caso sono anche gli acquisti a distanza, le famose aste online che adesso insomma sono largamente utilizzate. E quindi diciamo che la provenienza racchiude anche in sé il concetto di accertare l'esclusiva ed effettiva proprietà del bene. Quindi queste sono un po' le macro indicazioni sulla provenienza. Andiamo alla prossima slide. Quindi, per provenienza si intende la cronologia e la proprietà di un oggetto. Quindi capire anche qual è un po' stata la storia dei vari passaggi di proprietà di quell'opera d'arte. Ed è importante perché è utile per provare che l'opera non è stata rubata o contraffatta e che l'attuale proprietario è legittimato giuridicamente a trasferire la proprietà a un terzo. Come appunto si utilizza all'estero, la parola provenanza è appunto una procedura fondamentale per verificare i vari passaggi di proprietà di un'opera d'arte, svolta da professionisti attraverso un'accurata indagine storica e documentale, che talvolta può protrarsi anche per un lungo periodo, se basata su pochi dati. Quindi chiaramente questa indagine sarà molto semplice se l'artista ovviamente è vivente e se appunto è un artista anche giovane. Questa indagine sarà ancora più complessa nel caso in cui si tratti di un'opera datata e nel caso in cui anche la documentazione che correva all'opera d'arte sia particolarmente carente. Come dicevo, la provenienza è importante non soltanto per accertare il fatto che chi sta vendendo l'opera ne abbia diritto o che non sia rubato o contraffatta, ma è molto importante anche per il valore in sé dell'opera. Emblematico è il caso della sedia d'ondolo in Quercia, che è stata appunto battuta per 450 mila dollari ad un'asta in America del 96 perché appartenente al presidente JFK Kennedy. La casa d'asta aveva stimato un valore di circa 5 mila dollari e salito poi a 450 mila. Quindi questo è un caso emblematico per capire come anche la provenienza possa determinare e aumentare significativamente il valore di un oggetto. Quindi importante sia da un punto di vista legale, ma anche per il valore in sé. Chiaramente questo è un caso estremo, però ci fa capire come anche la provenienza possa avere un impatto sul valore dell'opera d'arte. Vediamo però quali sono i documenti utili che gli esperti dovrebbero visionare per ricostruire la provenienza. Abbiamo le ricevute, le fatture, gli atti di vendita, le valutazioni precedenti, i cataloghi delle aste, i cataloghi di mostre presso i musei e gallerie d'arte. Quindi questi sono un po', diciamo, i documenti che dovrebbero essere visionati dall'esperto e anche dal compratore per ricostruire un po' il percorso di proprietà dell'opera d'arte. Un altro ruolo fondamentale per questa ricerca è il catalogo d'artista. Che cos'è un catalogo d'artista? Un catalogo ragionato che contiene l'elenco scientifico di tutte le opere di un artista. Chiaramente può essere importante per capire se quell'opera che si intende acquistare faccia parte di questo catalogo. Questo sarà un indizio che ci dimostra che effettivamente è un'opera d'arte che proviene da quell'artista che ha un determinato storico di provenienza. Chiaramente è un punto di partenza importante, ma comunque da visionare sempre con un occhio critico, dipenderà anche dall'autorevolezza di questo catalogo o meno, sostanzialmente. Quindi, come detto, principi cardine della due diligence, provenienza e autenticità. Provenienza ha però un significato leggermente diverso dall'autentica. È un termine appunto utilizzato per indicare l'origine e la catena di proprietà di un'opera d'arte. Come anticipato, nel caso di artisti viventi, la provenienza è più facilmente verificabile. Esiste un certificato di vendita e l'artista può garantire che l'opera sia sua. Nel caso di artisti di artisti non viventi, quindi di opere più risalenti, è maggiormente complicato stabilirne la provenienza. E in questo caso è molto importante quindi richiedere, oltre al certificato di autentica, anche una vera e propria expertise, che non è altro che una dettagliata relazione dell'opera con un parere motivato di un esperto che ne attesta la originalità e provenienza. Quindi autentica e expertise sono due documenti fondamentali nel caso di opere d'arte particolarmente risalenti. Vediamo un po' gli aspetti critici. Chiaramente in un mondo ideale, nel caso in cui si acquisti un'opera d'arte
tecnicamente datata, tutto sarà in regola, avremo le nostre autentiche expertise, ma spesso purtroppo ci trova davanti a possibili acquisti con delle lacune documentali. Quindi sono questi i famosi casi in cui ci si dovrebbe accendere il famoso campanello d'allarme, senza, diciamo, sfociare in conseguenze tragiche, quindi non è sempre detto che siamo davanti a opere false o rubate. Sono i casi in cui la documentazione è carente, i casi in cui il collezionista deve insistere affinché il venditore, l'esperto o l'istituzione di riferimento forniscano tutta la documentazione indispensabile per accertare la provenienza e l'autentica del quadro dell'opera d'arte. Se vi sono ancora dei dubbi, quello che è altamente consigliabile è rivolgersi poi a uno specialista, che può essere appunto un perito d'arte, che con la propria relazione, consultando i registri e le banche dati di opere rubate nell'archivio della polizia, potrà poi verificare l'effettiva provenienza dell'opera d'arte. Quindi un ruolo molto fondamentale lo svolgono anche questi registri e banche dati gestiti dalla polizia, che appunto vanno a catalogare quelle che sono le opere ad oggi rubate, appunto, o contraffatte. Ma vediamo un po' chi rilascia questo certificato di provenienza. Quindi, come detto, nel caso di documentazione mancante o incompleta, è altamente consigliabile rivolgersi a un esperto per ottenere le certificazioni e attestazioni necessarie. Chiaramente che sappiamo che per il diritto d'autore è l'artista l'unico legittimato ad attribuire a se stesso la paternità dell'opera d'arte che ha creato, così come disconosce. Come anticipato, quando l'artista però non è più in vita e non può essere quindi interpellato sulla origine dell'opera e autenticità, intervengono altri soggetti, che sono eredi dell'artista, le fondazioni di archivi, i comitati scientifici composti da esperti d'arte, gli storici dell'arte che svolgono attività di analisi, valutazione e perizia. Quindi abbiamo visto qual è la documentazione indispensabile e chi sono i soggetti che rilasciano questi certificati nel caso in cui l'artista non sia più vivente. Mi sono imbattuta poi nello studio di per preparazione di questo webinar in queste guidelines molto interessanti pubblicate da un'organizzazione no profit nata nel 2015 a Ginevra, la Responsible Art Market, acronimo RAM, che si propone di definire la best practice per gli operatori del mercato dell'arte. E ha pubblicato queste linee guida per esperti, quindi che sono direttamente indirizzate non tanto al compratore quanto più all'esperto che deve redigere la certificazione, proprio in ragione della delicatezza della materia, dell'expertise, della responsabilità nel condurre tale professione. Il RAM ha pubblicato una serie di linee guida, che gli esperti dovrebbero seguire nel momento in cui procedono con queste certificazioni. Partiamo dalla qualifica dell'esperto stesso, quindi gli esperti devono valutare e dimostrare le proprie qualifiche, devono comprendere il confine delle loro analisi e collaborare con esperti in restauro se necessario, devono evitare conflitti di interesse e non accettare incarichi al di fuori delle loro competenze. Come sappiamo, il mondo dell'arte è un mondo che ha mille sfaccettature. Vediamo anche il caso del papiro di Artemidoro, lì chiaramente, gli esperti che intervenivano, gli esperti in papiri, che è un settore insomma dell'arte molto particolare, quindi chiaramente l'esperto che va a pronunciarsi deve essere un esperto che ha la expertise per pronunciarsi in quella tipologia di settore di opera d'arte. Quindi, come detto, devono lavorare in trasparenza e quindi rivelare eventuali conflitti di interesse e non dovrebbero agire come intermediari in una transazione nella quale hanno emesso un certificato o un parere. Quindi questo è quello che attiene più alla loro figura. Vediamo un po' come dovrebbero invece operare nel momento in cui hanno accertato di essere esperti in quel settore e di non avere conflitto di interessi. Dovrebbero richiedere tutta la documentazione dettagliata relativa all'opera, comprese fotografie ad alta risoluzione. Devono verificare la veridicità dei documenti forniti. Infatti, la ricerca storico-artistica è fondamentale per colmare le lacune di provenienza. A livello tecnico-scientifico, come detto in precedenza, fondamentale, ove possibile, l'esame dell'opera in persona e anche, ove possibile, non incorniciata, con il retro disponibile per l'ispezione. Questi sono dettagli più tecnici, ma che sono importanti per capire se l'esperto al quale ci siamo affidati abbia condotto tutte le analisi che noi riteniamo necessarie per il certificato di provenienza e autenticità. Come però, diciamo, lo dimostrano anche i casi esaminati in precedenza, la valenza di questa opinion ha comunque dei limiti. Chiaramente non siamo davanti a una sentenza di un giudice
che sia arrivata in Cassazione ha, diciamo, valenza definitiva. Anche le opinion possono essere criticate e contestate da un'opinion successiva. Vediamo appunto il caso del papiro Artemidoro, dove abbiamo due correnti dette, dove chiaramente noi prepondiamo per la tesi del falso perché è intervenuta la magistratura, però di base abbiamo esperti di fior fior di calibro che hanno detto cose diverse. Quindi anche l'opinion chiaramente può essere soggetta a criticità e dubbi. Vi leggo un passaggio interessante della Corte d'Appello di Milano, che appunto definisce così l'opinion. Il parere di un esperto, indipendentemente da quanto autorevole sia, può sempre essere messo in discussione da altro esperto consulente. Occorre infatti tener conto della peculiarità dell'oggetto d'arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall'incertezza intrinseca della sua esatta identità e provenienza, che spesso dipendono da una valutazione, quella dell'esperto, per quanto diligentemente resa, altro non è se non un giudizio, un'opinione suscettibile come tale di mutamento. Quindi questo non ci deve gettare nello sconforto, ovviamente, perché più autorevole è l'esperto e qualificato, più difficilmente sarà attaccabile la sua posizione, che sarà però in linea generica sempre comunque attaccabile, in quanto non siamo davanti a un'opinion definitiva universale. Qui ci teniamo a dare dei brevi cenni su quella che è la crypto art e la blockchain che entra in gioco soprattutto quando si parla di provenienza, perché è una procedura che va a certificare nella maniera più autorevole possibile quella che è la provenienza di un'opera d'arte. Quindi diamo una breve definizione di quella che è la crypto art, che aveva già anticipato Giorgia in precedenza. La crypto art include tutte quelle forme artistiche che prevedono la digitalizzazione di un'opera fisica oppure la creazione di un'opera digitale, quindi o opera fisica che viene digitalizzata o opera che nasce come digitale. Gli NFT, i Not Fungible Token, sono certificati di proprietà digitale che operano su una blockchain, che è un registro digitale decentralizzato e validato in grado di assicurare l'immutabilità nel tempo delle informazioni e dei file in essa archiviati. Ecco, la blockchain quindi entra in gioco perché queste due caratteristiche, validato e decentralizzato, hanno un forte impatto sull'attestazione di provenienza degli NFT, in quanto il contenuto del libro mastro, che è una semplice lista di transazioni, viene registrato contemporaneamente su molti computer con diversi proprietari. Questo network di informazioni fa sì che l'informazione non sia controllata da una sola autorità centralizzata, ma sia un controllo decentrato. Quello che rende incontrovertibili tali registrazioni è il fatto che invece di aggiungere ogni nuova transazione al libro mastro, le transazioni vengono raggruppate insieme in blocchi. Quindi, prima che un nuovo blocco possa essere aggiunto, deve esserci una procedura di verifica denominata crittografia. Una volta quindi che questi dati vengono verificati, non possono essere cancellati. L'unico modo per modificare o annullare una transazione precedente è quello di aggiungere nuove informazioni che documentano la modifica. Dunque, tutta questa, diciamo, procedura abbastanza complessa ci evidenzia come tale tecnologia, come con tale tecnologia venga garantita una vendita sicura delle opere digitali e prova anche l'autenticità e il loro valore commerciale. Quindi la blockchain permette di creare una carta di identità digitale per ogni opera che viene registrata nel sistema. Attraverso questi token e codici crittografici vengono fissate le informazioni riguardo le modalità di creazione e paternità dell'autore. Quindi blockchain ha un significato molto importante se rapportata alla provenienza dell'opera d'arte. Sempre per chiudere un po' il discorso, visto che si è parlato molto negli ultimi anni di NFT, che hanno avuto una sorta di esplosione nel mondo dell'arte, ci tenevo anche a precisare che attualmente stiamo anche vivendo una sorta di crisi di questo settore, che diciamo, ha visto un calo fortissimo di valore di questi NFT per svariati motivi che possono essere racchiusi in maniera molto sintetica su alcuni elementi come la fluttuazione delle criptovalute, il forte sbilanciamento tra domanda e offerta, con un quantitativo di token esistenti drasticamente più vasto rispetto a quello che era la domanda dei consumatori, e anche bancarotte in grandi piattaforme di scambi come FTX che trascinano in basso il valore dell'intero mercato. Chiaramente ci auguriamo che sia un momento di
passaggio, però è bene dire che in questo momento questo settore non sta avvenendo un periodo, insomma, di splendore rispetto a quello che era l'immediato passato, ecco. Ti ringrazio Martina, molto chiaro. E se non sbaglio, tu adesso dovresti abbandonare il webinar, giusto? E avevi necessità di andare via un po' prima. Sì. E molto chiara la parte sulla provenienza, e secondo me è importante diciamo focalizzare l'attenzione su questo tema perché se ne parla molto poco in realtà rispetto al certificato di autenticità di cui adesso vi parlerò. Io Martina, intanto ti ringrazio Grazie Giorgio, grazie a tutti per per questa chiacchierata. l'ascolto. Buona continuazione a tutti. Ciao. Grazie. E adesso io parlo del certificato di autenticità. Questo è invece un concetto molto più sentito, soprattutto oggi sembra che debba accompagnare sempre l'opera d'arte. In realtà, come abbiamo visto leggendo l'articolo 64 del Codice dei Beni Culturali, non è un obbligo generalizzato e che va necessariamente generalizzato. Ovviamente nella prassi sì, il nostro consiglio è quello di rispettare il più possibile quelle che sono le regole di una buona due diligence, proprio come prassi da applicare, ma per tutelare tutti, per tutelare gli organizzatori di mostre, gli acquirenti, gli eredi, cioè oggettivamente tutti i protagonisti, diciamo, dello scambio di opere o comunque che hanno a che fare con le opere d'arte, attraverso questa procedura possono garantire per se stessi e per gli altri degli acquisti sicuri, e quindi è una modalità che si sta già diffondendo e che sicuramente avrà una diffusione sempre più evidente, soprattutto alla luce dei casi che abbiamo citato, che si cercherà sempre più di evitare. Allora, quando si parla di certificato di autentica, mi piace partire da una distinzione, diciamo, di riferimento che è stata coniata e resa autorevole dal prof. Salvatore Lorusso, docente all'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna. Ovviamente poi questa distinzione è stata integrata da altri contributi, però possiamo partire da una griglia di concetti definitori, anche per chiarire i vari termini che poi entrano nell'uso comune quando si parla di opere d'arte, ma di cui magari non abbiamo chiarissimo il significato. Autentico. Si parla di autentico quando l'opera d'arte è di un determinato autore e appartiene interamente all'epoca indicata. Poi si usa spesso il concetto originale. Originale è quando l'opera d'arte è realmente distintamente di un determinato autore, di cui si apprezzano tutte le peculiarità stilistiche. Replica. Si parla di replica quando si tratta di una riedizione di un prototipo originale, ma sempre eseguito dall'artista. Copia, si parla di copia quando si tratta di una riproduzione dell'opera d'arte effettuata da un artista diverso. Attribuito a, allorquando si ipotizza che l'opera sia stata eseguita al tempo dell'artista originale e che il medesimo artista sia il più verosimile autore, quindi attribuito a quell'autore. Firma di, a firma di, una locuzione utilizzata per attribuire un'opera all'artista, ma con l'incognita sull'autenticità della firma. Scuola di, questa è una locuzione che viene utilizzata per indicare l'opera che è stata realizzata da un artista gravitante nell'ambiente dell'artista individuato, ovvero da un suo allievo. Seguace. Allorquando l'opera d'arte manifesta solo tratti stilistici e realizzativi di un certo autore o maestro, ma non ne è produzione diretta. Falso. Locuzione utilizzata per indicare la completa sostituzione e realizzazione di un prodotto artistico con scopi di contraffazione e speculazione sul mercato. Riprodotto. Locuzione utilizzata per indicare un'opera d'arte realizzata con mezzi tecnologici e replicanti. Questi sono dei concetti definitori che secondo me è utile avere a mente quando poi ci si relaziona ovviamente nel sistema dell'arte con i vari protagonisti del settore addetti ai lavori. E tutti questi termini è sempre più utile averli a mente ed è sempre più utile anche capire quali sono i documenti che poi attestano l'autenticità dell'arte,
anche per evitare che possano circolare delle opere che in realtà sono contraffatte o rubate. E in questo senso le interferenze tra arte e diritto sono sempre più accentuate negli ultimi anni e come diceva anche Martina prima, abbiamo a disposizione delle banche dati dei registri, a disposizione della polizia e soprattutto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che dal 1969 svolge un ruolo in Italia eccellente, tant'è che è seguito a livello internazionale anche dagli altri paesi e ovviamente questo ruolo viene svolto anche in cooperazione, in collaborazione con altri organismi specializzati negli altri paesi, anche a livello transnazionale come Interpol ed Europol, e le banche dati sono accessibili a tutti, quindi quando si ha e ci sono addirittura delle app per identificare subito l'opera e far sì che il sistema, tramite poi le immagini e la documentazione all'interno delle banche dati, possa subito verificare se si tratta di opere che sono schedate e quotidianamente il ruolo investigativo viene svolto, tant'è che quotidianamente vengono verificate tutte le opere che vengono diffuse su internet, da quelle che vengono esposte nei cataloghi delle opere delle case d'aste, da quelle che vengono semplicemente vendute online. Il ruolo investigativo è davvero molto molto costante e continuativo e c'è una catalogazione e un processo di schedare e identificare tutte le opere che circolano è molto molto sviluppato, il sistema è molto avanzato, infatti siamo all'avanguardia in tutto il mondo. Quindi in questo senso c'è sempre più attenzione. Ma che cos'è in concreto il certificato di autenticità? Allora, subito dobbiamo dire che non esiste un unico schema da adottare, nel senso che non c'è una definizione, un documento universalmente utilizzato come certificato di autenticità. Sicuramente è una dichiarazione scritta che deve essere il più dettagliata possibile, quindi deve esserci sicuramente l'indicazione del luogo e la data del rilascio del soggetto. Che attesta l'autenticità dell'opera. Si tratta della trasposizione per iscritto della dichiarazione di paternità. Se parliamo di opere di arte contemporanee, di artisti viventi, ovviamente deve essere sottoscritta da colui che ha realizzato l'opera, quindi nel mercato primario, nell'acquisto diretto dall'artista vivente, si deve pretendere ovviamente il certificato di autenticità perché è l'artista l'unico soggetto, diciamo, il soggetto più legittimato a rilasciarlo e di solito poi si trova anche sulla tela, sul retro della tela o su una fotografia professionale dell'opera, però diciamo che ormai gli artisti viventi rilasciano questo documento scritto in cui c'è la fotografia, la riproduzione dell'opera, una descrizione dettagliata di quella che è non solo le dimensioni, la tecnica realizzativa, ma proprio anche dell'opera con la data, il luogo, quindi e la firma ovviamente deve essere sottoscritta. Un documento che può essere utilizzato come modello di certificato è stato redatto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e è denominato PACTA. Questi sono dei protocolli che non so se tutti conoscono, ma da qualche anno adesso sono stati adottati e sono un sistema, un modello molto innovativo. Sono il termine, diciamo, l'acronimo sta per protocolli per l'autenticità, la cura e la tutela dell'arte contemporanea e vengono utilizzati per l'acquisizione di opere d'arte contemporanea da parte dei musei, fondazioni e istituzioni private. Diciamo che sono stati pensati questi modelli proprio per i musei pubblici, però sono altamente consigliati anche per i privati. E sono proprio proposti come un documento da allegare al contratto di acquisto. Quindi anche solo sulla base di questo modello che è già più strutturato rispetto ovviamente a quello che si poteva pensare in passato prima di avere una guida, perché poi si può parlare di guida quando si parla di questo modello, già ci fa capire quanto la forma scritta stia entrando in modo sempre più evidente nel sistema dell'arte, contratto con allegato anche il certificato
certificato di autenticità sulla base di questi PACTA. E qual è il vantaggio ovviamente di avere un modello anche promosso dal Ministero, comunque un documento che deve accompagnare l'opera d'arte? È proprio l'obiettivo è quello di avere una sicurezza su quella che è l'opera che si va ad acquistare e che circola quindi nel sistema. Il documento deve promuovere una conoscenza approfondita di quella che è l'opera e in seconda battuta mira a tutelare l'opera stessa. Ma non è soltanto questo in realtà lo scopo. Come diceva Martina nel discorso legato alla provenienza, parlando di condition report e quindi di conservazione di un'opera, perché questo è un altro concetto che secondo noi è molto su cui è importante focalizzare l'attenzione, perché la circolazione delle opere deve essere accompagnata sempre anche da un condition report. Pensiamo banalmente a una mostra, quindi quando si presta un'opera per un'esposizione, se l'opera subisce un danno perché inavvertitamente cade e si danneggia, per verificare se effettivamente il danno riportato sull'opera è seguito a quell'evento, si può fare riferimento al condition report e quindi capire se qual era lo stato di conservazione dell'opera al momento del trasferimento e come poi è cambiato ovviamente questo stato in seguito agli eventi che sono successi poi nel corso dell'esposizione. Quindi è sicuramente una garanzia per tutti per verificare anche quali sono le responsabilità e i danni. E i PACTA mirano anche a garantire all'autore che l'opera venga conservata non solo nel miglior stato possibile, ma anche secondo quello che è la volontà dell'artista. Infatti sono indicati degli obblighi specifici a carico di entrambe le parti. Quindi l'artista da un lato deve fornire le informazioni sulla natura e sulle modalità di conservazione e dall'altro lato l'acquirente ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che sono contenute proprio all'interno di questo documento per la conservazione dell'opera stessa. Quindi diciamo che la tutela del nostro patrimonio è sempre più garantita e passa attraverso anche la forma scritta. Questo per quanto riguarda le opere di arte contemporanee. Poi il termine certificato di autenticità in realtà è un termine generale, però effettivamente quando si parla di opere più classiche, più antiche, si parla di expertise come proprio nozione utilizzata e che è la stessa poi di cui abbiamo parlato in tema di provenienza. Expertise è più una relazione, diciamo, proveniente da consulenti esperti di quel particolare periodo cui l'opera d'arte si riferisce, quindi se si tratta di un papiro ovviamente ci riferiremo e ci rivolgeremo a degli esperti di papiri e idem per quanto riguarda altre opere d'arte, altre correnti e nella relazione dobbiamo richiedere che venga inserito il maggior numero possibile di informazioni, quindi tutte le caratteristiche tecniche dell'opera, i supporti che vengono utilizzati. Si devono anche indicare le note di lettura e di interpretazione dell'opera, quindi capire come si è arrivati poi a determinate riflessioni e ragionamenti, le informazioni con riguardo all'autore, al periodo nel quale l'opera è stata realizzata, la corrente artistica di riferimento, poi si può anche, anzi si deve menzionare l'appartenenza dell'opera a precedenti collezioni, se c'è stata una partecipazione, un inserimento in cataloghi di mostre, in archivi ragionati di artista. Se ci sono, si devono fare delle comparazioni critiche e fotografiche con altre opere dello stesso autore, citazioni in pubblicazioni, in altre expertise, perché comunque ci sono molti pareri autorevoli, per quanto siano pareri, come ha accennato prima Martina, però sono sempre pareri autorevoli rilasciati da voci che hanno una loro rilevanza all'interno del sistema, titoli di precedente acquisto. Nell'expertise ovviamente si inserisce tutto, anche la storia di proprietà della proprietà di quell'opera. Se ci sono state delle diagnosi sull'opera anche a livello proprio strutturale, se ci sono stati dei restauri, perché questo ci porta anche a capire come mai magari troviamo delle aggiunte di periodi successivi rispetto a quello a cui sembra risalire, sembra fare riferimento l'opera d'arte, tecniche di manutenzione adottate ed adottare. Diciamo che diventa un po' una carta d'identità questo documento e quindi anche l'expertise deve il più possibile caratterizzare l'opera nel dettaglio. L'expertise deve essere controfirmata pagina per pagina da chi la rilascia, non vi è
un elenco, un albo professionale a cui attingere per le certificazioni. Infatti è bene se l'opera ha anche un certo valore, magari richiedere più expertise, quindi rivolgersi non solo a un esperto, ma anche a più di uno. E i tribunali, diciamo, quando ci sono degli accertamenti e quindi delle verifiche da questo punto di vista da espletare, si rivolgono attingono ai loro albi, agli elenchi, quindi registri di consulenti esperti in opere d'arte presenti all'interno delle sezioni specializzate dei tribunali. Poi non in tutti i tribunali ci sono sezioni specializzate, però c'è sempre l'albo dei CTU, che non c'è un albo dei CTU esperti in opere d'arte contemporanee, in papiri, eccetera. Quindi e alla fine i giudici si basano per la nomina su comprovati titoli culturali del settore, esperienza consulenziale, attività pubblicistica, spesso si rivolgono a professori universitari, però non manca, diciamo, un albo professionale per queste figure. Presso le camere di commercio ci sono degli elenchi di esperti nell'antiquariato e quindi lì abbiamo magari delle fonti cui attingere in caso di necessità, però stiamo sempre parlando di un mondo legato alla dove è l'esperienza che poi anche nel settore, quindi nel rilascio di expertise, che fa la differenza e quindi ci consente di essere più sicuri. Poi in base anche soprattutto per quanto riguarda alcuni artisti, ci sono dei nomi più noti di altri, quindi sicuramente la tendenza sarà quella di rivolgersi alle persone più esperte. Il limite, diciamo, delle expertise e dei certificati di autenticità che non siano rilasciati direttamente dall'artista è quello che si tratta sempre di un'opinione, tant'è che i soggetti legittimati a rilasciare le autentiche o anche le dichiarazioni e la documentazione relativa alla provenienza di un'opera, come abbiamo visto anche prima, perché poi i due documenti viaggiano in parallelo, sono, oltre ovviamente agli eredi, anche le fondazioni, gli artisti, ma non sempre questi soggetti vogliono rilasciare le autentiche, anzi ci sono delle fondazioni